tutti, benvenuti in questo sesto appuntamento riguardante i plugin all'interno di Studio One. Oggi ci occupiamo di Open Air, il riverbero più bello contenuto all'interno dell'applicazione e anche il più utile in tutte le situazioni. Perché? Perché è un riverbero che lavora con gli algoritmi a risposta d'impulso. Vuol dire che sono stati campionati le risposte d'impulsi di alcuni tipi di ambiente e anche di alcune macchine vintage e non. Nel caso in particolare utilizzeremo sia le risposte d'impulso contenute nel pacchetto base con effetti All Plates Poster Rooms, sia quelli contenuti all'interno del pacchetto Vintage Reverb Bundle della serie Convology. Infatti all'interno di questo pacchetto troviamo le risposte d'impulsi di alcuni riverberi estremamente famosi. Ma vediamoli nel dettaglio. Analizziamo il Convology Vintage Digital Reverbs. All'interno troviamo infatti i file di risposta d'impulso campionati dalle famosissime macchine dell'IMT, in questo caso il 245, 46, 48 e il più famoso 250. Erano e sono stati i riverberi digitali più famosi tra gli anni 70 e gli anni 80 e attualmente trovano una loro collocazione all'interno di tutte le registrazioni che attualmente sono sul mercato. Possiamo anche ascoltare degli esempi. Sono veramente dei riverberi splendidi. Andiamo a vedere il Vintage Plate, spesso utilizzati anche nella registrazione delle batterie. Ascoltiamolo su una chitarra acustica, ad esempio. L'ultimo che fa parte del pacchetto è il Vintage Spring Reverbs, ossia i riverberi a molla che spesso trovavamo negli studi di registrazione o anche all'interno degli amplificatori. Stesso discorso, sentiamo qualche esempio. E richiama subito il sound vintage che spesso ricerchiamo nelle nostre produzioni. Torniamo all'analisi invece dell'Open Air all'interno di Studio One. Rimaniamo sempre sul nostro pianoforte che abbiamo già visto. E questa volta proviamo ad inserire delle room a risposta d'impulso, ad esempio. Ovviamente, essendo riverberi a risposta d'impulso, non possiamo intervenire sui diversi parametri che troveremmo all'interno di riverberi digitali software, per cui possiamo scegliere un inviluppo oppure lavorare sul processing direttamente ed aggiungere eventualmente un equalizzatore alla fine della catena. Possiamo sistemare il pre-delay oppure, come abbiamo visto, affidarci a quelli di Convology, quindi il 250 che è il mio preferito. Ad esempio un tape echo. Automaticamente si sincronizzerà con il metronomo. Molto bello e molto utile anche sulle voci. L'alternativa di questo plugin sono i più costosi Altiverb o quelli della UAD, ma devo dire che quello all'interno di Studio One si comporta in maniera egregia.
L'altra cosa molto interessante che non analizzeremo in questo momento, ma vedremo in futuro, è quella di poter importare degli impulse response, quindi delle risposte di impulso, anche da altre piattaforme o anche da altre librerie che non sono soltanto quelle vendute da Studio One e quindi da Presonus. Spero vi sia stato utile, vi consiglio di provarlo perché è veramente un bellissimo riverbero. Ci vediamo presto su YouTube, su Facebook e anche su Music Off. Ciao a tutti!